le 14:35. Gli altri 17 finalisti verranno selezionati nelle prime 17 posizioni dall'altra prefinale, la B. E dunque si parte. E dunque in prima posizione, quando si sta per concludere il primo giro, il portacolori della Baby Race in lotta con un altro pilota. I Lorandi sono lì nella prima e nella terza posizione. Andiamo a vedere chi passa in testa. Ed ecco in testa Leonardo Lorandi, il più piccolo dei fratelli. Leonardo è del 2000, Alessio è del 98. 49-4 per Alessio Lorandi, vincitore della finale in KFJ un mese fa in occasione del primo round del Master Series. E dunque Alessio adesso insegue Sitnikov e il fratello Leonardo. Leonardo lo scorso anno correva in 60 mini, ha vinto praticamente tutte le manifestazioni WSK in 60 mini, la Master, la Euro Series e la Final Cup. Ha vinto anche il campionato italiano. Ed ecco l'attacco, c'è un contatto! Un contatto al tornante del paddock, mette fuori gioco uno dei Lorandi. Purtroppo andiamo a vedere, ed è Leonardo Lorandi purtroppo costretto al ritiro, crediamo, magari sarà ripartito, ma nelle posizioni, nelle ultime posizioni, peccato, peccato. Dunque Alessio Lorandi, quindi c'è stato il contatto tra Leonardo Lorandi e Nikita Sitnikov, crediamo, perché Sitnikov era in seconda posizione e quindi adesso lo troviamo in sesta. Gara veramente difficile in avvio con questo contatto nelle primissime posizioni. Alessio Lorandi era terzo, si è portato in testa. Lando Norris ha guadagnato la prima piazza. Il fortissimo pilota inglese, grande protagonista ieri, vincitore di ben tre manche eliminatorie, Lando Norris guadagna la leadership di questa prefinale. Il portacolore di Ricky Flynn Motorsport con telaio FA Kart con motore Vortex si porta in testa. 5 decimi su Alessio Lorandi, un secondo su Ari Unmaini. È una prefinale lunga, ben 20 km, pari a 16 giri. Ecco dunque che si va a completare il giro numero 4. Norris, Lorandi a 9 decimi, scappa via Lando Norris 46,6, mentre Lorandi 47,1 guadagna mezzo secondo. Il fortissimo pilota inglese col numero 327, Alessio Lorandi a 9 decimi. La finale del Master Series un mese fa, primo Alessio Lorandi, secondo Lando Norris, terzo Parken Thompson. Thompson non è presente in questa manche eliminatoria. In questa prefinale lo troveremo nella prossima. Terzo classificato al primo round del Master, Norris 47,3, Lorandi recupera 2 decimi, 47,1, Tiktum in terza posizione, Nikita Sitnikov recupera in quarta Sitnikov, poi Julien Darra e Nikita Mazepin, settima Sofia Flersch, ottavo Vladimir Atoyev, nono Logan Sargeant e decimo Patrick Pasma. Questi sono i primi 10. Tredicesimo il pilota tedesco Mick Besch. Alex, pilota pugliese, in 17ª posizione, partito dalla sesta fila Alex. E vediamo per il numero 344 Julien Darra. Attualmente Darra
non è nel, è in sesta posizione, sesto dal RA, sotto investigazione. Quindi i commissari sportivi seguono ogni fase della gara sui monitor del VSK, sono posizionate tante telecamere in pista per seguire ogni frangente di gara, quindi evidentemente stanno osservando il comportamento tenuto da Julien Darrà in pista. Siamo in attesa di un'eventuale sanzione. Norris, Lando Norris, un secondo e due di vantaggio, allunga Norris, settimo giro completato, Alessio Lorandi, due secondi, incredibile, ha perduto sette decimi Alessio Lorandi e si avvicinano Daniel Tiktum e Nikita Sitnikov, quarto il pilota russo, quinto il connazionale Nikita Mazepin e poi Julien Darrà. Due piloti russi dunque in quarta e quinta posizione, primi e terzi il britannico Norris e Tiktum, secondo il pilota italiano. E dunque siamo ormai a metà gara, mancano poco più di otto giri alla conclusione. Passa Norris, 46 e 9, ancora velocissimo Lorandi, 46 e 9, non perde contatto Lorandi, due i secondi di ritardo. E intanto Leonardo Lorandi non si è ritirato, figura in 17ª posizione. Lorandi, quel contatto con Sitnikov nei primissimi giri, recupera Leonardo Lorandi, 17esimo, grande sfortuna, vediamo se almeno avrà la possibilità di prendere parte alla finale. Era in testa e quindi ha dovuto perdere la leadership proprio in avvio. Norris 46 e 9, Alessio Lorandi 47 netti, Tiktum 47 e 06, Mick Besch, il forte pilota tedesco numero 355, in decima posizione, recupera Mick Besch. Alex, il pilota pugliese, 16esimo, 15esimo l'altro pilota italiano, Alessandro Stura, partito dalla 14esima fila, partito 28esimo Stura e 15esimo, bravo Stura, anche lui ha la possibilità di accedere alla finale di questo pomeriggio. Si chiude intanto il decimo giro, Norris, Lorandi a 2.5, terzo Tiktum, Sitnikov a 3.9, Mazepin e poi sesto Julien Darrà. Nikita Mazepin in lotta con Julien Darrà, sono molto molto vicini, staccati di due decimi, lottano per la quinta posizione. Ormai un enorme vantaggio per Lando Norris, il piccoletto britannico, eccolo transitare, 46 e 7, guadagna ancora altri 4 decimi su Alessio Lorandi. Lorandi ha ormai il fiato sul collo di Daniel Tiktum, staccato di appena 439 millesimi, si avvicina Tiktum, il compagno di colori di Lando Norris, il pilota FA Kart di Ricky Flynn Motorsport, il motore Vortex per Tiktum, mentre Lando Norris con il medesimo propulsore. Si chiude il 12esimo giro, 4 giri alla conclusione di questa prefinale A della classe KFJ, la categoria internazionale giovanile. E intanto un sorpasso per la
posizione numero 5, è passato il pilota transalpino Julien Darras, supera Nikita Mazepin, quinto, quindi Mazepin e sesto Julien Darras. Si va a completare il giro numero 13. Norris, 3,5 secondi di vantaggio, veramente incredibile il vantaggio del pilota britannico. Le prime 4 posizioni sono immutate. Norris, poi Lorandi, 3 decimi di vantaggio su Daniel Tictum, quindi ancora ci sarà da soffrire per oltre 2 giri, 2,5 giri. Alessio Lorandi, vincitore della finale del Master Series, ha la possibilità di partire nelle primissime file, se non nella prima, nella seconda, in finale. Intanto il fratello Leonardo è 15°, 16°, Alex 17°, Alessandro Stura, le ultime piazze per la finale di questo pomeriggio. Le prime 4 posizioni sempre tutte immutate. Darras in settima. Ecco il gruppo di mischia degli inseguitori, e sono Atoyev, Darras e Logan Sargeant. Poi c'è Sofia Flerch e Mick Besh dalla quinta alla decima posizione. Sta per iniziare l'ultimo giro. Ecco i primi, passa Lando Norris, 1250 metri alla conclusione. Norris, Lorandi, Tictum è a 7°, respira un pochino Alessio Lorandi, il primo degli italiani, il portacolori della Baby Race, 7° da amministrare su Daniel Tictum, l'altro pilota britannico. Sitnikov, 1,09 da recuperare a Daniel Tictum. Ormai le prime 4 posizioni sono ben consolidate, ed ecco ormai sta per arrivare sulla linea del traguardo il grande vincitore di questa prefinale, a Lando Norris, il fortissimo ragazzino britannico. Secondo Alessio Lorandi, terzo Tictum, poi Nikita Sitnikov, quinto Atoyev, poi Mazepin, Darras, Mick Besh ottavo, bravo il pilota tedesco, nono il pilota statunitense Logan Sargeant, decima Sofia Flerch, Appalainen, Vartanian, Kisiliev, 14° Pasma, 15° Leonardo Lorandi, 16° Max Futrell, 17° Alessandro Stura. Purtroppo non figura nei primi 17 il pilota pugliese Alex. Che sfortuna nel finale, non prenderà parte alla finale. Fra poco l'altra prefinale, la B.